Italo. Che cos'è Italo? Italo non è semplicemente un treno. Italo è molto di più. Italo is a way of life. Italy è quell'estasi da pecoreccio che dagli anni Ottanta si trascina fino ad oggi, quel momento in cui la creatività italiana e l'arte di arrangiarsi e di artigianalizzarsi italiana colpì di colpo. Da un lato la musica, il videomaking, tutta una serie di prodotti dell'industria culturale di massa che diventano di colpo tendenza, una tendenza che non è finita ancora, una tendenza che si è espansa per l'Europa. L'Italo è diventato euro di fatto, l'Italo è diventato beat, l'Italo era il beat degli anni 60 che è diventato negli anni 80 Italo, è diventato Martinelli, è diventato Giombini, è diventato una serie di figure importantissime e Italo sicuramente anche il Commodore 64 nella sua declinazione da edicola, nella sua estasi da edicola pirata, vuoti legali, giochi tradotti e videoclip brutti degli anni Ottanta, tra cui Denaro, un nudo violentato da delle ragazze. Quindi tutto questo è Italo. E noi questa sera lo celebreremo in questo setup rivoluzionario, potremmo dire, assolutamente fatto sostanzialmente di immagini statiche e emulazione di basso livello. Quindi bassa qualità, arte di arrangiarsi, grande creatività italiana, tutto insieme per vincere la Soprattutto vi disfatta. facciamo vedere come si fa la salsiccia, la retro salsiccia di Kenobisbocch, che si compone di emulatori, sangue, sudore e settaggi che non funzionano. Perché questa sera com'è che giochiamo col Commodore, Andrea? Come giochiamo col comando? Giochiamo emulati, perché? Perché anche questa volta proveremo a fare l'impossibile, cioè proveremo a giocare col Commodore 64 online, cosa peraltro probabilmente fatta da miliardi di persone nella storia senza problemi, ma quando dobbiamo farlo noi sapete che diventa una sfida estrema, molto Italo anche questa, l'arte di arrangiarsi. Come faremo? Useremo il CSS 64 senza vasella e poi vedremo. Abbiamo preparato comunque anche un gradito ritorno, come potete vedere. Abbiamo preparato la cassetta Game 3000 numero 2, Keno C64. Ricorderete sicuramente che proprio 2 anni fa uscì il primo numero, purtroppo una cadenza da edicola un po' difficile, ma cercate di capirci. Quindi 2 anni fa è uscita la prima cassettina, l'abbiamo fatta, l'abbiamo presentata ovviamente all'interno dei nostri stream, magari potremmo rigiocare qualcosa anche oggi, però ricorderete il Borrista, celeberrimo gioco, anche Subnormale, altro bellissimo gioco, ma questa volta c'è il numero 2 che come vedete scava nell'attività, nell'attualità soprattutto, con giochi come Antonello, Bypass Coronarico Virale, il titolo completo, Covidio, Premier Conte e Robe de Mona, che spero sarà un grande classico che abbiamo creato, forgiato per voi, proprio programmato noi, creato noi, piratato da Dante. È la Tanto abbiamo pirateria anche della una creatività. cartella con una selecta by Bisboch che abbiamo qua, si intitola Buzza de culo ha iniziato a seguire il canale, si intitola così, no, Oh. si intitola Italo 64, giustamente abbiamo varie categorie, vedo anche svariati abbonamenti, vedo Mugoman, vedo Iron Ducky, un anno, Narmocelli, continuate ad abbonarvi, Vicious Avalon, continuate ad abbonarvi a Kenobisbocch così che possiamo fare queste cagate anche a distanza. È partito un Sì. hype train nel frattempo, Andrea, tutto giusto. Come Ora, iniziamo, Andrea? ecco, secondo me ci sono alcune cose da dire. La prima è che forse questa volta, per farvi compagnia in quest'epoca di coronavirus, a differenza di 2 anni fa, potremmo effettivamente rilisare, rischiando la vita e la legge, le cassettine di Keno C64. Quindi, alla fine di questo stream sul nostro Discord, noi metteremo questi oggetti che voi potrete scaricare e giocare. Quindi Game 3000 numero 1 e Game 3000 numero 2, inedita, Ma ancora poi ti mai dico, secondo me vista e li possiamo giocata. pubblicare pure su Facebook, cioè il giorno in cui l'autore di Premier Conte viene a prendermi. Dubito che succederà, però ecco, cerchiamo di capirci. Ops. Comunque è un'opera mai vista, nemmeno Fabio ha giocato Antonello finora, quindi capite, Assolutamente it's a no. world first. Di altissimo livello. Ora, se vuoi, due sono le strade per cominciare, Fabio. Una è provare subito senza vasella l'online, Sì, io non farei ci perdi questo, cioè io tempo. vorrei proprio iniziare così. Ok, bene. Allora, innanzitutto devo trovare anch'io il mio CCS64, che non so dove sia.
deve essere tipo su questo computer, eccolo qua, tac. Bene, come non so, non mi ricordo. Come si fa? Ah sì, dobbiamo controllare Allora. che i joystick, controlliamo che i joysticks siano opposti ma vicini come un monaco birmano. Allora, Una sì, misantropia vai. celeste Tu in Benedetti guidami, perché Michelangelo. oggi ce l'abbiamo fatta. Sì, quando ce l'abbiamo fatta? Non ce Oggi, l'abbiamo ancora. cioè, ieri sera ce l'abbiamo fatta. No, non ce l'abbiamo fatta perché non funzionava il joystick. Cici, qua ti do. Vabbè, ma quello è un dettaglio, quello è un dettaglio. Allora, devi andare su Options Input. Options, input. Bene, Poi, guarda, io controllare sono già questo. giusto. Sei già giusto, ma quello che tu l'altra volta non hai fatto, banalmente, è provare a calibrare il joystick per vedere se effettivamente il tuo joystick viene eletto. Il tuo Ta-da! joystick è la leva analogica del tuo sticchio. C'hai il tuo gamepad Xbox? Sì, ce l'ho qua. Ho qua un gamepad Xbox Bene. orrendo di GameStop. Prova a muoverlo. Muovi la leva. No, Ho una notizia bruttissima. non è una notizia bruttissima, che il Dio ci odia. Allora, puoi provare 2, 3, 4, fino a 16, finché non trovi quello che è, perché uno, Eccolo, eccolo, l'ho eccolo. trovato, attenzione, Attenzione. attenzione, ora prova a premere il tasto A. Prova a premere il tasto X. No. Vabbè, uno dei No, tasti aspetta, effettivamente... aspetta. Il right fa button 4. Questo button 4. 3, 2, 1, 1, ok. Cioè? Allora, se io clicco, guarda, se adesso schiaccio A, guarda il mio button 1 in basso a sinistra. Si Va accende, bene. vedi? È buono. Quindi è giusto, secondo me. Perfetto, ottimo. Abbiamo risolto praticamente. Allora, quindi Quindi adesso tu faccio F1 next, no, faccio ESC. sì, fai ESC. In questa qua dovrei dire PC game port non uno, ma immagino due. Perché è il Perché è joystick joystick device device. 2. Cioè, se esistono Potrebbe logiche proprio qua. essere. Potrebbe essere bello. Ok, facciamo una prova. Prova a far partire un gioco qualsiasi tu da te. Da Italo Senza... 64? Sì, per esempio potresti proprio giocarti Cioè, Antonello. cartella. Allora, io sono una persona innocente e tra la cartella sesso e la cartella animaletti scelgo la cartella animaletti. Cioè non giochi ad Antonello subito, va bene, giochiamolo dopo Antonello, va bene. Godzilla e Facciamo questo. Company, Cats and Dogs. Io faccio partire Cats Dogs. Ma che cartella è questa? La cartella animaletti. È bello che è partito un È altro. partito in un altro CCS. Tutto giusto. No, fermalo prima che esploda Twitch. È troppo recorsivo, è troppo Posso fare recorsivo. questo? Puoi fare quello, ma forse lo farei prima premendo ESC. Era partito. Va bene. Bomba. Ma che gioco è? Deve essere un gioco che si riesca almeno a capire i controlli, se vanno, però. In effetti questo qua per adesso è solo un simulatore di epilessia. Sì, ma è abbastanza Trigger riuscito. warning. Dog catch. Ok, Press fammi vedere se fire a to me va. start track. Vai, press fire to start track. Non mi Premi va. Alt F10. E Premi on va, e fire. va. Grande. Ok, signori, grande emozione. Ah, c'è una calappia cani. Ma non è bellissimo che tu a caso abbia trovato un gioco della calappia È cani? Piani, è pazzesco. fantastico. Ma poi È quando, cioè, pazzesco. da quant'è che non esiste la calappia cani? Nel mondo, dico. Cioè, in Italia. Non lo so, ma il fatto che esista la calappia cani in un gioco di Commodore 64 per me è una cosa nuova, non so per voi. Allora, aspetta un Intanto. secondo, che mi viene un dubbio atroce sull'audio. Vorrei Intanto Bionic options. Mind 71 dice una cosa molto bella. Pensavo ci fosse un network game tra due Commodore 64 veri. Ecco, io ti posso dire che proprio in questi giorni un seguace Kenobibus sta cercando di capire se e come è possibile realizzare questa cosa. In realtà sarebbe benissimamente possibile se pensi a come funzionano quelle tipo la Ultimate, che c'è anche la cosa Ethernet. Quindi immagino che in qualche modo si potrebbe riuscire a ottenere questo risultato. O Mi addirittura. chiedo una cosa,
Non è troppo alto l'audio del gioco? Non lo sento completamente io, quindi vai tranquillo, non te lo so dire. Se dovessi dopo abbassare il sound da qua, non posso. Perché Giuliano Gemma va a cavallo, ma tra l'altro su una Y10? Vabbè, sono domande a cui non mi risponderò mai. Bene, d'accordo, Dog Catcher di Bob Blackmer. Sì. Bene, allora che però non è Italo. Non è Italo. Posso tirare fuori il mixer volume volendo e abbassare un po' quello. Perfetto. Guarda, c'è tutto, è tutto giusto. E lo senti che non è Italo, però, cioè lo senti che questo gioco è chiaramente no, un gioco infatti quindi... un gioco inglese, cioè che brutto, a calappia cani, che violenza, violence, take these dogs away from me, come diceva la divina. Quindi a questo punto possiamo proviamolo online, quindi tu e anch'io. Ma fammi capire, io sono emozionato per una cosa. Se sì. Io premo, cioè se abbiamo joystick, se il joystick in porta 1 è il mio e il joystick sì. in porta 2 è il tuo, io posso sì. giocare e lasciarti la patata bollente premendo Alt F10? Sì, no, il problema è che io non sono sicuro che funzioni Alt F10 durante una sessione online. Quindi se è un gioco single player, dipende, cioè se gioco in porta 1 giochi tu, se gioco in porta 1 gioco io, 2 scusami. La cosa che devi fare però è premere di nuovo Alt F10, se no quando facciamo partire la nostra sessione online staremo tutti e due sullo stesso gioco. Vai. Quindi vai con Alt F10 di nuovo, premi. Ok, adesso file start multiplay session. Esattamente. Con che gioco? Aspetta che non riesco più a uscire da sta merda. Scusa, cioè. Ma che running? Mi è già andato in crash emulato, ma Cristo. Ma cazzo. No, veramente, cioè, io non ho parole. La cosa bella, potete giocare a Greizer in coop. Chi gioca in porta 1 col fuoco salta, fichissimo. Ma non è mica per due Greizer su Coma 64, regà. Italo multi. Ah, nel senso che chi gioca in porta 1 col fuoco salta. Bello, Dan. Possiamo giocare a Green Beret e io premo lo spazio, hai ragione, scusami, non avevo visto che eri tu, come ho potuto dubitare di te? Intanto appunto mi è andato in bomba il CC64, quindi devo... ecco, si è svegliato. Benissimo. Ha ricevuto un emoticon hype di livello 2, benissimo, intanto rifaccio partire con 64. Tu sei già avanzato, allora io ti direi, hai la cartella multi? Qua c'è la tua 1. Hai la cartella multiplay? Sì, ce l'ho già. L'ho già tirata fuori. Ok, allora tu vai nella cartella in questione. La cartella. Io ti posso dire che qua non sta funzionando un clitz, ma comunque. Allora andiamo nella cartella Italo Multi. Nella cartella Italo Multi abbiamo diverse possibilità che sono un po' random. Per esempio, potremmo giocare a. Opla. Giochiamo a Opla. Vai su Opla. Va bene, ce l'ho qua. Dirai? Vado. Bene. Lo c'è apro e arriva qua il nostro Kailera client. Arriva, proprio si apre automaticamente il client di Kailera, che è questo fantastico protocollo che permette di andare lontanissimo. E allora c'è Fantasia con 16 millisecondi. Che non è male. Quale scegli, Andrea? Vuoi too many server? Io ho too many server che è abbastanza performante. Dai. Chiudiamoci là. Username, mi chiamo Kenobit. Mi chiamo Bisbor. Bisbor, mi piace. Come Grizzor. Non lo so. Allora, adesso io, con questo sistema bellissimo... comodissimo, posso creare, mentre vi ricordate che con il MAME potevamo, ma c'è Dan Peterson, sì, fenomenale, guarda, ti metto vicino che a mi Peterson venga un copo qui a Chattanooga, Tennessee, qua dove il sole ci spacca in quattro. Beh, vabbè, poi c'era quella versione internetiana che fa molto ridere. Quindi se io faccio create new game ho solo un'opzione e l'unica opzione è Opla. Esatto. E io allora ti io vedo. L'ho creata adesso e tu puoi... Io entro, ti joino. Vediamo cosa succede. Può veramente funzionare così semplicemente? Io non ci credo. Presento allora questo hai joinato, io starto game. Ok.
Vediamo. Opla. Opla. Attenzione. Opla, eccolo qua. Ti piace Molto Opla, eh? bene. E Premi il tuo F3 per il premio numero di numero. giocatori. Lo Sì, fallo. faccio. Due giocatori. Bene, vediamo se funziona tutto. Sono Dario e Carlo, i nostri eroi. Dario e Carlo, i Fissami, Super Dario. Dario Bros, una roba. Faccio Bene. F1, te la senti? Sì. Funziona, attenzione, Funziona al primo funziona. colpo? Una prima colpa, non ci Io posso sono credere. Dario. Tu chi sei? Tu Io sei sono Carlo. Carlo. Sono Carlo, bellissimo. Ah, è fantastico. Allora, questa è interessante sapere che al di là di essere la versione piratata è un gioco che non è mai uscito, perché questo è il prototipo dell'Atari di Mario Bros. Che non uscì mai, perché fu in realtà Atari, fu quello della Ocean ad uscire, ma in realtà in tutte le cassette pirata del mondo si trova questa versione qua, che se Danilo non mi scorregge, scorreggia, che dai, fai quello. Se non mi scorregge Danilo, effettivamente non è mai uscito. Non è mai uscito Mario Bros. Su Commodore 64 dell'Atari, ma solo la versione della Ocean, che era completamente diversa, riprogrammata e anche un po' di cacao. Se si può dire. Io non sento l'audio, ma non me ne frega niente perché è talmente L'audio è bello. molto basso del gioco, No, no, però. no, ma no, ma va bene. Io sto usando Hangout, non sto ascoltando Vai. l'audio. Grazie, che bellissima. Tacchi, guarda come Secondo me sparfate, dobbiamo come. giocarlo in modalità amici. Ma se proprio insisti. Certo, Comunque questo è un gioco che. è un bel Super Mario Bros. Questo. Si chiama Mario Bros. Non so se mai sentito parlare, non Super Mario Bros. È Mario Bros. È un altro gioco, ma è lo so che lo sai. Sto scherzando. Stavo per essere punito Bravissimo! per la mia sagacia. Ah, presto. Nel frattempo sotto c'è. Ah, è buono quelli, Trans X, eccezionali, eccezionali. Mi spiace ancora una volta, purtroppo la mia superiorità qualitativa, nonché numerica, proprio anche a livello di peso, mi fa vincere. Di grande misura. Comunque Dario e Carlo. È Comunque l'ha bellissimo. proprio fatto Opla! bene. Guarda che mosse! Poing. È bellissimo, è una roba da matti. Io questo ci ho giocato fino alla morte con il mio amico Lorenzo Genzo, che saluto. Ora Guarda, c'è un probabilmente. Commodore PET lì sotto. Sì, Non so può cosa essere sia che sta è un uscendo, si sta videoclone che. Guarda, vedendo. che sono, non so come faccio a essere vivo, ma sono vivo. Che peccato che da Animal Crossing abbiano tolto i giochi del NES. Ti ricordi che su GameCube c'erano i giochi del NES? Sì, era una Cioè, roba fighissima, ma tra l'altro era oggi troppo. potresti farne degli eventi multiplayer. Ma soprattutto oggi potresti dire: hai il Nintendo Online? Benissimo. Allora i giochi che trovi non sono solamente Li puoi scatolette, giocare ma dentro Animal Crossing. cade dentro una cosa, cioè una feature completamente inutile, ma di grandissimo pregio, in buona sostanza. Che bellezza. Tacchis, No! che hai visto? Ti ho salvato la vita. Non c'è, l'unica cosa che non c'è rispetto ai coin op è la palla di fuoco che rimbalza, quello è un po' un Come peccato. no? Cioè, quella è quella che c'è adesso. No, quella è la palla orizzontale, ma la palla Boing che rimbalza non c'è. La palla pazza che strumpallazza, quella. Non c'è. Che Vai. bello conclude i granchi su Commodore, veramente bellissimo. Comunque cioè, mi piace tantissimo andare a fare sta roba. Giocare online così non ha prezzo, cioè basta, possiamo il format è finito, non c'è nessun altro format ormai Beh, esistente, finché cioè. saremo in quarantena, secondo me questo è quello che faremo. Oh, attenzione! Quindi Fallito tutta la linea. probabilmente si parla di un'estate praticamente, Fabio. Quindi mettiamoci comodi, secondo me, però vediamo un po' che passa contigo. Aia Che di. passa contigo, aia, aia di cagarsi. Ma tu stai andando forte, qua. Sì, ma io sono abbastanza ferrato in questo gioco perché ci ho giocato tantissimo con Lorenzo Genzo. Quindi ho comunque un pedigree del Genzo. Guarda che roba che faccio, mamma. Giocavo con Lorenzo Genzo, Aiuto! giocavamo Amore, sono tanto, Dario. Ciao! io sono Carlo, Guarda, stavo stiamo avanti. giocando con lo stesso Commodore finto, emulato, però Dario fine. Dario Mi fine. spiego, Però stiamo giocando chiamami con Dario. Dario Mario, no, però
È una sottomarca di cioè una, un taroccone piratone di super di, non di Super Mario Bros, di Mario Bros con appunto Dario e Carlo. Si scende intanto c'è mia figlia, sotto sotto il tavolo della cucina che sta spiando, no, sotto il tavolo del soggiorno che sta spiando noi che giochiamo, quindi magari io dicevo delle cose terribili, parolacce, no, così parolacce, e mi sentiva. Linda, dimmi sono qui, così io almeno so che devo essere... Sono qui! Adesso me l'hai detto, ti ho vista, ti sono rapidamente. Esatto, come un mantice, vabbè. Bello, 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 io sono solo qui. Dalla chat salutano Linda comunque. Vabbè, ma Linda, Linda è una star. Ti salutano Linda in chat, pensa. Pensa. Rosalinda, sì, ti salutano. Oggi è andata in scimmia dura per, ovviamente, per... Mario per Galaxy. Come poteva essere altrimenti, Bimbo Rama ha cominciato... Se, per chi non lo sapesse, lo dica, signor Bortolotti, mentre io finisco il gioco. Stiamo, stiamo facendo una trasmissione per bambini e per bambine. Ma e c'è sta... YouTube che va in sotto. Sì, sì, quella che sta andando lì è una playlist fatta da Andrea Babic per l'occasione. E in questo, questo cane... Grazie, Andrea, grazie. Prego. Quello è un video amatoriale di un cane negli anni 80 in macchina, pensa. È bellissimo. Un VHS, molto bello, sì, dura 24 ore. Tattino. Dura 24 ore. Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi convinto ad acquistare la Ultimate. Aspetta, non è che ti abbiamo convinto, perché sennò magari... Però no, anche noi in effetti la usiamo, è un'ottima... È un'ottima, è veramente un bell'oggetto. Ma tattino, ma c'è un altro! Ma io mi domando solo perché non abbiamo mai chiesto dei soldi a quello della Ultimate per promuoverla, perché ora saremmo non ricchi ma sicuramente abbienti. Cioè, ma in effetti una ce l'avrebbe dovuta mandare, secondo me. Guarda che comunque, guarda come gioca Babic a, a Mario, a, a Super Carlo Bros in questo momento. Ma perché col fatto che il nome è diverso, il feeling è più bello, cioè Carlo. Io sono Carlo. Non hanno fatto Dario e Ryuichi, per esempio. Avrebbero dovuto fare Dario e Ryuichi. Invece l'hanno fatto Dario e Carlo. Stai Dario bene. E Ryuichi, sì, ma... Però è proprio fatto bene. Cioè, un... La cosa che mi turba è che ha un po' di sgommata in più rispetto al Mario Bros di Super Nintendo. Super Carlo Siblings. Super Carlo Siblings non sarebbe male. La cosa bizzarra che mi piace molto è l'uso del flicker. I programmatori occidentali, soprattutto quelli europei, erano estremamente parchi nel cedere al flicker. Se pensi su NES, i giochi flickeravano senza nessun problema, non gli fregava niente a nessuno, anche su Game Boy, pur di poter fare mettere più sprite a schermo. Su Commodore, per una questione boh, di etica, ma anche un po' forse del fatto che flickerare a 60 fps è meglio che non flickerare a 50 fps in PAL. Si usava sì, molto ma anche meglio. Secondo me però poi c'è un rigore estetico diverso, cioè c'era un tipo di robe percepite diverse. In effetti a me, io quando vedo alcune robe del NES che flickerano, mi fa cagare. Cioè sarà mica bello come flickera al NES ogni tanto. Ormai non siamo più abituati. Non siamo più abituati anche a questa emulazione che ci permette di vedere. C'è sbagliato, guarda, non finisce più. Non posso andare all'infinito questo gioco. Fatti gioco. E anche perché questo gioco in realtà è un altro gioco che andrebbe giocato a 60. Tra l'altro, tu stai andando a 50 o a 60? Sto andando a 50, credo. Vuoi che mi metta a 60? Beh, adesso non si può. No, no, on the run su Twitch no. No, intendo dire che non con l'emulatore, ma con Twitch. Ah, no, con Twitch sto andando a 60. Quindi in realtà potremmo quasi settare l'emulatore a 60 e giocare i giochi a 60. Dai, senza lo facciamo? Dopo lo facciamo con uno dei giochi della cassettina che adesso andremo ad esplorare. Anche perché probabilmente potrei andare avanti all'infinito, Fabio. Ti rendi conto della mia potenza a questo gioco? È infinito. È sconcertante. Yes. Allora, visto che tu osti, penso che possiamo tranquillamente... Allora, va bene. Quindi io adesso faccio State Options... Mi piace questo formato perché dà anche cose da guardare a tutti. Chi si rompe le balle con l'emulazione può tranquillamente mettersi a guardare Italo Disco. Allora io adesso mi faccio resetto. Sì, vai. Ma non posso. Perché la tua partita è attiva. Ma dai, allora la resetto io. A meno di non andare, vediamo, forse su carriera client guarda, e kickarti me... no. Non posso neanche no. Pazzesco. Io posso però, guarda, boom.
No, non posso neanche. Non possiamo non uscire. Non possiamo mai uscire. No, impossibile. Start multiplay session. Hard reset. No, non va. Prova a far partire un altro gioco. Un altro gioco. Va anche tu su start multiply. Questa volta proviamo Balzerel, per esempio. Ah, forse devo ritornare qua. Balzerel, va bene. Vediamo cosa succede, eh. Adesso secondo me scoppia un petardo. No, no, non posso. Attenzione che non risponde, attenzione che non risponde. È vero. Adesso risponde. Cosa sta succedendo? Niente, io chiudo comodo e lo riapro. No, è esagerato. No, devi restare qua, non puoi. State. Come sia? Bello che non riusciamo a uscire. No, a me è morto. Ah, ecco, ci sono. Sto per lasciare. Opla. Ce la sto per fare. Ci voglio credere. Player 2 left, ok. E io adesso posso. Vediamo se posso resettare. No, non posso. A me è andato in bomba anche Kailera, tra l'altro. Anche a me è andato in bomba anche Kailera. Sì, sì, guardalo qua. Non va risponde. Bene, che C64 emulator non funziona. Perfetto, l'ho chiuso anch'io. È andato. Grande Andrea Wack che sta facendo un ride insieme ad altri 5 utenti. D'altro canto, se grazie. Non ora. Esatto. Se non ora perché. Quindi, rifacciamo partire CCS64. E secondo me possiamo lanciarci nella nostra cassettina inedita. Signori, it's a worldwide first. Non va. Cioè, no, a me non sta neanche uscendo. Exit. No, è opla per sempre. Opla, non tipo, funziono. Un bel tipo Bruce Lee, per un bel Bruce Lee in coop potrebbe essere, però prova a trascinare dentro un altro. No, gioco. È proprio crashato. Crashato male. E se tu fai control alt canc si sconnette da Twitch? No. Ah, allora. Che ci frega? Io lo chiudo. Che... Sì, sì. E allora chi è più forte? Guarda, tengo pure gestione attività lì sotto, che magari serve. Sì, penso di sì. Allora, questo video, tra l'altro, è una delle cose più agghiaccianti che ho visto ieri sera. Mi domando questo duo di questo tizio in botta di coca e quella signora di una certa età dietro che parla con una sciamannata. Non so veramente cosa stia succedendo, ma è veramente bizzarro. Tanto ti ci ho messo vicino per metterti a tuo agio. Cioè adesso... Grazie, lui è un livello di droghe secondo me veramente impareggiato. Allora, anche lei. Se vogliamo esplorare la cassettina, sì, vado nella cassetta Game 3000 numero 2. Esatto, hai due possibilità di farlo. Una è giocare online con me, o una è giocare per conto tuo, che potresti anche farlo senza stare adesso a partire in multiplay. Quindi vai dentro una cassettina e fai partire il primo gioco, Antonello. Antonello. Quindi aspetta che mettiamo bene in evidenza, ecco, la cassettina. Eccola qua. Ta-dan. Ah. Antonello, spingi i blocchi di borra essiccata. Non ho fatto in tempo a leggere. Premi scazzo o sbarro per inserire. Fallo ripartire. Lo faccio ripartire. Ah. Spingi i blocchi di borra essiccata, no, per uccidere i bigazzi de sti cazzi. Allinea, sì, la roba gialla per il Borus. Sì. Ok. Antonello. Classifica. Bene. Andiamo. Premi scazzo. Devo fare alt F10, mi sa. Sicuro. No. Ah, c'è un raid, guarda che bello. Ma attenzione, Kernel Panic sta facendo un raid di 9 utenti. Kernel Panic, già un nome bellissimo. E grazie, benvenuti Riders. Stiamo facendo, come vedete, una serata sperimentale. E allora, ma la tipa con la lacca blu nei capelli è fantastica. Vuoi vedere che... No, vedi che mi toglie il Gameport 1. Io devo fare calibrate joysticks. E il 2 è quello che va, è questo. Guarda che sì, è veramente un mondo amaro quello del Commodore a volte. Ma no, ma ti era crashato. Ricordiamo a tutti che noi abbiamo cominciato a usare Real Hardware principalmente perché ci avevamo rotti le palle di emulatori del Commodore 64. Questa è la ragione ufficiale per cui noi abbiamo... Guarda che bello, questo Pengo a turni. Nota che loro si muovono come in un roguelike. Guarda che Pengo, secondo me il...
questo fatto dei giochi fatti come roguelike, secondo me. Esatto, se è la prima crema, poi davvero sai, però cioè Pac-Man come un roguelike, lo dicevamo anche la volta scorsa. È una roba. Mi raccomando, non morire perché voglio vedere le scenette di intermezzi. Sembra che ci siano. Comunque sto roguelike di Pengo è eccezionale. Guarda che ha un suo laido perché. Sì, allora, sta roba di scusando il messaggio comunque è un problema. Siamo tutti d'accordo che suona il messaggio, tra l'altro chiunque abbia fatto il costume di suonare il messaggio in quella puntata di Azzurro e era un maniaco sessuale assolutamente approvato. Comunque, va bene. Vediamo se c'è quello. Ah, scema una pitturata. Aspetta che aiuto. L'audio non è troppo alto, vero? Molesto. Bene, andiamo, scappo. Comunque denaro si muoveva proprio bene, scusa. Giocare con la leva analogica è terribile. Nel frattempo cosa sta succedendo in basso a sinistra? Niente, c'è denaro. Prima c'erano le due Susanne Messaggio, quella a sinistra e quella a destra, tutto a posto. Vabbè, comunque dai, sei arrivato primo con 1020 punti, forse non sei tu, comunque insomma. Va bene, comunque abbiamo capito bello, il concetto. Antonello, attenzione che ti ho fatto un disegno di un bambino, che è bellissimo, però. Ecco. Perché tu tieni tutte le cartelle in ordine pulite, ho capito. Vabbè, Antonello, diciamo che non è proprio il tuo turf, diciamo. No, però vuoi provare? Fai una fatti sta partita Antonello, adesso io. Online, no, Antonello, facciamo un altro dei giochi della cassetta, cosa vuoi giocare veramente ancora? Sì, va bene, allora io adesso starto una multiplay session. La starto con un altro gioco della cassettina. Game 3000-2000 con... vuoi farti bypass? Allora sì, voglio farmi bypass, ma facciamola bene, ascoltami. Prima esci e mettiamo a 60 fps il comodo. Dai, ci bypass... sto. Bypass è un gioco video. Penso di sì. Ora questa cosa farà ovviamente esplodere tutto. Non sono sicuro che sia qui. No, non è questo. Dove è stato troppo ovvio. Sarà sotto tipo System Special Options. Options, sì, sotto Options. Devi andare in Options e cercare System e fare NTSC. Quindi General. Esatto. Ah, eccolo qua. Fai una volta a destra. Ecco, lui. Bella lì, e quindi adesso lo riavvio. Beh, basta fare anche questo. Ma io faccio start net play. Esatto. E faccio start net play esattamente con bypass. Sì. Tiriamo fuori, andiamo su effetto FM, andava bene, eh? Cioè scusami, no, cos'era? Emu Paradise. C'è Fantasia con 0 millisecondi. Fantasia torna indietro nel tempo. Vabbè, proviamo. Siccome è finto, ma va bene. Dici? Vuoi andare su Fantasia 2? Che ce ne ha 15? Yeah. No, dai, andiamo su Fantasia. Dai, hai ragione. Andiamo su Fantasia. Ci sto. Fantasia? Sì, mi chiamerò Costanzo. Vabbè. Allora, creo una nuova partita e come unica opzione ho bypass. Mi piace che questo sistema... Attenzione, oggi Erdo82 si è abbonato e per 12 mesi e anche Lino Bob per 12 mesi, un traguardo annuale contemporaneo. Salute a voi e salute al Comodoro. E... Nel senso che sono effettivamente abbonati per i prossimi 12 mesi, è fantastica come cosa. Grazie ragazzi, grazie della fiducia. Allora, bypass è ancora entrato. Curiosamente è certo, ancora puoi fatta. Avere una Hyundai a 10 milioni di lire. Volevo dirti che è ancora PAL. Tu hai premuto invio quando hai cambiato sistema? Sì, posso fare cancel se vuoi. Però no, il gioco è PAL forse. Vediamo, no, PAL device. Ah, mi dice che this ROM is not available on this computer perché è PAL ancora. Il mio invece è NTSC, quindi non si trovano. Allora, aspetta che esco. Eh sì. Cancel. Ci tocca. La comodità assoluta di questa interfaccia. Devi tornare. Non voglio spoilerare il gioco. Vabbè, ormai allora abbiamo detto General System, perché non me l'ha preso? Perché mi hai premuto invio.
Ok, guarda, ha cambiato aspect ratio. Esatto, multiplay section. Bypass. Quanto mi turba la schettina così, aspetta che ci metto davanti questo. Sì. Oddio, cos'è? Madonna, mi era sembrato uno scroto gigante, invece era una mela. Perfetto, posto così. No, non si sa Fantasia. Mai. Allora, adesso faccio start multiplay, bypass, andiamo su Fantasia, sono di nuovo Kenobi, Costanzo non ha portato fortuna. Ok. E adesso creo una nuova partita a bypass. Grande, eccoti qua. Vado, join. Alle 20:30 su Italia 7 c'è Bruce Lee, l'invincibile del Kung Fu. Che non era Bruce Lee, tra l'altro. Oddio, la pubblicità del canottaggio. Comunque ci sei dentro, sei Taneko de Mona. Molto sì, bello. Sono Taneko de Mona. Se manca un nome giapponese, se lo scrivi con la K... Sì, Taneko dovrebbe essere la software house che ha creato Gals Panic. Ok, la domanda è chi dei due giocherà? Perché secondo me noi abbiamo fatto tutta sta fatica, ma in realtà... E importa uno bypass, ma quindi giocherai tu. Se io faccio altre prova a fare altri, si fa? No, non ci credo. Se lo faccio anch'io, è locale. Attenzione, è locale, fighissimo. Stai giocando tu? Sì, sto giocando io. Allora, attenzione, adesso abbiamo fatto delle cose bellissime. Abbiamo fatto, prima di tutto, potevo fare una sfida, non l'ho fatta perché sono un egoista. Potevamo giocare in due. No, ma è bellissimo, è bellissimo. Allora, è bellissimo perché, come ne parlavo ampiamente con Ross Wildstar, Gyrus è per Commodore 64 è una conversione della Parker Brothers, che è americana, e andava a 60, quindi hai visto quanto meno fastidioso il flicker a 60 fps? Hai visto che ho dimenticato di prendere i bonus? Anche la fiammella dietro che tremola col flicker è stupendo. È veramente un gioco da giocare a 60 fps. Quindi Commodore 64 emulato, giochi americani, mettetelo sempre, sempre, sempre a 60 fps. Guardate che roba. Guarda che meraviglia, ma è una figata totale, Gyrus. Arcade è la cosa più vicina a un arcade perfect che potevi immaginare nell'84. Cioè, fantastico. Adesso lascio che si formino un po' di nemici perché voglio avere il laser negli occhi del piccolo orsacchiotto, eccolo qua. Abbastanza incredibile tutto. L'unica cosa che mi lascia sempre in disappunto di giro su Commodore 64 è che non lanza di cambiare i font. Se avessero messo le font da sala giochi, caccolo, abbiamo aggiunto caccolo. Caccolo, ecco lì, un caccolo nello spazio. Fase borra, va bene. Ma era molto bello. Ok. Era veramente molto molto bello. Ok. Meno ok. Ok, sei sboronissimo, ho fatto filotto, attenzione, ho fatto filotto, me lo merito e vinco. Perché c'è una mia immagine in fondo, cosa sta succedendo? È difficile che essere delle rockstar di videogiochi. E stiamo andando a Lano, pronti per raggiungere Lano. Uranus non mi stava, quindi l'ho tradotto con Lano. Buono tra l'altro che mi abbia preso l'apostrofo, è quasi incredibile. Probabilmente perché usava proprio i caratteri del standard del 64, quindi ha preso l'apostrofo standard. Credo che sia questa la ragione della mancata Giulia. Sono troppo forte, tra l'altro. Come la mettiamo? Sto fatto di me incredibile. Adesso ho tirato fuori questa foto da internet. Ma che razza di foto è? È maschia, devo dire. L'ho trovata cercando Babic. A casa tua? Dov'è quella roba? Non è casa mia. Sì, è casa mia. È casa mia, sì. Il coso di mattoni è casa mia. Questa non è la foto più bella che ti abbiano mai fatto, secondo me. Comunque, ma no, dai. Comunque posso dire che è abbastanza incredibile che io sto giocando sostanzialmente sul tuo computer. Sul mio computer. Sto giocando sul tuo computer a 60 fps spaccati puliti, e quello che vedo io è assolutamente stupendo a 60 fps spaccati puliti qua, a Gyrus. Cioè, ma allora the future is now, ditelo. Altro che Neo Geo qua, minga Neo Geo. Questo è il futuro.
Bello, bello. Vediamo quanto manca all'ano. Un'onda all'ano. Benissimo. Tra l'altro c'è una famosissima barzelletta che non posso dire questa. Occhio. Quindi ora che ci penso, non è il caso, insomma, no? Perché se non c'è mia figlia sotto, più sotto il tavolo. Ma questa vendita di fine stagione scritta col font dei Metallica, praticamente? Perché bisogna essere edgy. Gli anni 80 comunque è l'inizio del gritty reboot. Guardalo qua, vendita di fine stagione, ride della, cioè, anzi, kill em all. Ma perché? Ma di quale stagione soprattutto? Questa è la grande domanda. L'anno, eccolo qua, guarda l'anno. Il fesso delle natiche, la fessa delle natiche. La fessa delle l'anno. La serietà, fase borra. Ok, fase borra. Via di fase borra. Qua non riuscirò a fare perfect perché purtroppo è un po' più difficile. Qua il flickeraggio è un po' flickeron. In realtà potevo fare perfect tranquillamente se mi ci mettevo un attimo, ma ho sbagliato. Peccato. 38, 37, la schifezza. Intanto faccio notare che non sono ancora morto, così tanto per ridere. Borra, così. Vite che piovono, non finirò mai, cioè sono una fortezza. Io sono completamente rapito dalla puntata di Patarca. Adesso c'è anche Perini tutto sport, ma c'è Patarca. Ok, ora stiamo andando ad un pianeta che si chiama Anallo. È un bellissimo pianeta. Fatto che possiamo cambiare joystick così è una roba pazzesca, eh. In effetti tu volendo potresti probabilmente entrare nella mia partita, credo. Credo di sì. Oddio, che pubblicità c'era. Vabbè, no, ma pazzesco. Sulla via per Anallo sono stato colto in fallo. Comunque è un... Tra l'altro, vabbè, vedo che sei un furbetto, che hai fatto una selecta di giochi bellissimi. Ma in realtà sono tutti i folder che ho trovato sul computer qua di Trieste, a caso. Quindi una adesso stiamo giocando a Bypass, che è Gyrus giustamente, ma Bypass. Sì, allora, cosa fantastica, sai qual è? Che Bypass non l'ho inventato io come nome, era il nome da uno dei nomi da edicola di Gyrus, anzi, era Bypass. Ma va? Che fa ridere di per sé, perché Bypass, cioè, Bypass cronarico veramente, cioè, che senso ha Bypass come nome per Gyrus? Ma poi la spatta di rifarsi la scritta, a sto punto penso che fosse lo sprite la scritta, perché sennò non mi capacito come abbiano... Vabbè, non lo so. Comunque Bypass senza senso. Madonna mia, che bellezza è. Secondo me è uno speciale, rifarsi la scritta funziona, perché è lo speciale in cui abbiamo rifatto effettivamente le scrittine delle cassettine. Oddio, chi è che sta suonando? Non lo so, ma è veramente deforme, è inquietante. Un'onda ad Anallo, manca pochissimo. Ma sembrano i Cure dei poveri, cioè sembrano... Oddio, non capisco cos'è? Se lui è un bande nere in TSC o se veramente ha quella forma, perché è una forma veramente strana. Ma poveretto, cioè io penso che ognuno debba trovare il look che si adatta alla sua persona. Quel look non si adatta alla sua persona. È il tipico errore italo di dire: vabbè, il look che va è questo, quindi chi se ne frega di che forma ho, mi metto quel look lì. Beh, capito che è completamente folle, non ha senso. No, comunque io sono abbastanza basito da vedere il Commodore che fa girare a 60 Hz i Gyrus. È veramente una figata. Veramente. Ma Mario Bros è la stessa cosa, Ma questo mondo parallelo in cui Anallo. Perché in realtà in Europa il Commodore andava a 50 Hz e bella lì, ed è quello il Commodore, perché in America ha avuto molto meno successo che in Europa. Mamma mia, che virulenza però, Wow, mamma mia, se sono aggressivi. Dai, 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 attenzione, sei sboronissimo. Sei sboronissimo. Incredibile, ti ho addirittura ingrandito. Sì, ma sta durando un po' troppo sta partita, cosa facciamo? Ma sei forte. Allora, adesso te la buffo a distanza. Tre onde a bove. Perché non sapevo come cambiare Giove, quindi ho cambiato in bove. In effetti, considerando che era Giupiter, avevo tutto lo spazio per scrivere quello che volevo. Invece mi sono lasciato tradire dal fatto che ho piratato una versione piratata italiana. Ma scusa, se tu muovi lo stick, cosa succede, Fabio? Se adesso faccio Alt F10? Proviamo? No, prova a muovere lo stick adesso.
gioca. Ok, adesso gioca Fabio. Non vale, mi molli alla fase 12, ok. Adesso sta giocando Fabio, è fantastico Fabio questa cosa. Possiamo addirittura passarci la palla. No, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? È una roba incredibile. Mi piace che la roba è quasi più bello che poter giocare contemporaneamente. Posso, sì, cioè, il gusto di rovinarti le partite a Girus così. Ma che senso? Tra l'altro io posso interferire. Tu puoi interferire, posso. No, ma è bellissimo. Allora, al CCSC, CCS64, dice Luca Fai, è in NTSC, sì, sì, ma sì, credo con le proporzioni video PAL, se noti la barra in basso. Sì, assolutamente, assolutamente Luca, non avevamo, dobbiamo, non avevamo voglia. Dobbiamo indagare in qualche modo, ma... No, ma è facilissimo, solo che l'ultima volta che abbiamo fatto, Fabio, prima di fare il pre-roll, di cambiare risoluzione, abbiamo fatto crescere... No, esattamente, esattamente. Assolutamente. C'è una, proprio... c'è una componente così... Un po' alla cazzo de cane che è lo spirito di questa serata. Oh, perché sei imbattibile. Vabbè, giusto? Così così adesso. Ma eri tu o io adesso? Ero io. No, ero io. No, io ti ho solo ostacolato. Ah. Io ti ho, a un certo punto ti ho... ti ho spostato. Divoratore 75 chiede come abbiamo fatto il collegamento online. Allora, una roba molto mistica e esoterica. Stiamo usando una versione dita dei piedi di CCS 64. Ah, è l'ultima ufficiale. Sempre con Caiera. E due onde a caccolo. Bene, vabbè, allora arrendo. Tu esci? Allora, mi arrendo, non si può. Cioè, non esiste esci. Sostanzialmente Kailera crasha. E dopo che Kailera crasha, crasha anche il Commodore 64. No, a me dovrebbe dire che il PAL è il raccomandato dai migliori allevatori. Mi dice Lost Connection, bene. Perfetto. Quindi io adesso posso fare un reset. Ma sì, anche uno start multiplayer. Allora, rimettiamo PAL. Mi piace questo meccanismo per il quale per uscire bisogna proprio killare tutto. Sì, è così. Crashato, sentite, sentite. Bellissimo. Non solo, ma devi anche... Zarottini dice una cosa bella, doppio Wizard of War non sarebbe male. Solo che mi sa che non ce l'ho in scaletta, sai, Wizard of War. Non l'ho messo tra le cose... Perché la cosa divertente... Ah, è attenzione, guarda, potevo fare anche quello. Per usare Kailera sul CCS64 bisogna avere esattamente la stessa configurazione, ovviamente gli stessi modi grafici. Qui adesso io sono tornato PAL. Tu sei PAL? Sono PAL, sì. Tra l'altro c'era il PAL, che era quello da dare ai cani, ti ricordi? Cioè, nella sequenza c'è anche quello, nella sequenza di infatti no, è passato prima, mentre parlavamo di PAL, te lo giuro. Ah, perfetto, eccezionale. Beh, allora, YouTube che ha una sua intelligenza. Ok, allora, giochiamo a Covidio, visto che siamo nel momento hot, giochiamoci questi giochi. Poi faremo una bella partita leaderboard golf di 50 ore io contro te. Mentre allora, parte che ingrandisco fortissimo questo, adesso ce lo giochiamo proprio così. Dimmi, allora, è il momento di scrivere la parola chiave di questo streaming, Andrea, qua dentro. Adesso qualunque parola tu mi dici io la scrivo qua dentro. Martinelli. Martinelli. Ok. Sì. Vabbè, anche Giombini, se vuoi. Italo, sono sinonimi di Italo, sinonimi di Italo. Però puoi anche scrivere ti faccio un italino, se vuoi. Mi hai chiesto tu di dirti cose da non un Ritalin. No, lo so. Sto Ritalin ti faccio dalla suona male. Qualunque roba si inizia con ti faccio suona. Ti faccio un 900. Ti faccio ti un faccio 900. Un 900, che è una roba che potrebbe dire. Guarda, è una roba anche uno skater potrebbe dire. Esattamente, cioè mettiamo Tony Hawk e lui ti dice qua, dice guarda, ti faccio un 900. No, va bene. Allora, ci sono gli autoscontri. A cosa giochiamo? Allora, giochiamo a torniamo sempre multiplay e mi vai per piacere su la solita Covidio vuoi?
torniamo a Covidio, sì, Covidio, perché l'attualità è importante, cioè... Allora, dove andiamo? Su che server andiamo adesso? Ah, io direi sempre su Fantasia, è stato ottimo. Tu dici funziona. Dai, Fantasia. Mi connetto. Vai, allora adesso creo una partita, posso scegliere solo Covidio. Esatto. E quando vuoi puoi entrare. Ti vedo. Ti joino. Ah, sta roba del joystick è eccezionale. Cioè, sta roba quella è una roba... Non ci, cioè, il fatto che potessimo passarci le due porte, ce l'eravamo chiesto e pensavamo, figurati, sicuramente non si potrà. E invece si può. Bravo, momento, epilessia, portami via. Che bello che era. Sì, sì. Va avanti così per un po', eh? Sì, sì, sì. Vai tranquillo, ma poi arriva il gioco, eh? Questo è il momento ipnotismo che nobisbo. Cioè, il momento ipnobisbo, cioè, anzi, vi metto qua l'ipno Babic che vi dice delle cose. Tra l'altro con sotto contemporaneamente una trasmissione della ZDF bellissima, tedesca. Eccolo, è arrivato. È arrivato. Spostalo, questo. Spostalo. Aiuto! Le avventure di Covidio. Sì. Il buffo protagonista di questo gioco è Covidio, che deve sfuggire alla quarantena, attenzione, sfruttando sostanze illegali ma molto in voga negli anni 60. Attenzione, grazie alle droghe egli potrà immaginarsi di scalare un fagiolo magico mentre il fagiolo magico mentre in realtà è nel suo studio e si è cagato addosso. Lo scopo del gioco è quello di non morire soffocati nel proprio vomito durante l'ennesimo discorsetto del Premier Conte. Erano avanti sti giochi del Commodore, da un'idea del Menga di JoJo e ATP. Con quello comunque sempre, come tutti i giochi pirati. Ah, oh, eccoci qua. Ok. Sei tu, secondo me. Broccare malamente uno. Uno. Okay. Sbroccare malamente, guarda che questo qua è avanguardia, Andrea, è avanguardia totale. Ti ringrazio. Ma poi c'è tutto il link con l'altro gioco, con il gioco Premier Conte. Sei tu che stai giocando, fighissimo. Sto giocando, è un gioco completamente impossibile da giocare, difficilissimo e orribile, ma purtroppo aveva questa cosa, questo scroll text molto bello. Numero di dosi di master 3. Sto scroll test era irresistibile. È ingiocabile. Cioè, ha un. Guarda la bellezza di quel sole che in realtà sembra più una luna. Che sorride, però con quel sorriso tipo un po'. Ti fa un sorriso così, ma è bellissimo. Dio, ma che è un gioco. È difficile spiegare l'abiezione assoluta. Ah, grazie. Adesso piglia tutto che dice quanto odiavo questo gioco da bambino. Assolutamente. E il sole è Conte, è vero, il sole è Conte. Vediamo se riesco almeno ad andare su per l'albero qua, per il tronco. Mi segue pure, Dio Cristo, che gioco. Sai che non ho mai superato il primo stage del gioco. Ma infatti esiste un modo per farlo? Sì, praticamente se tu velocizzi il gioco puoi vedere gli stage successivi, ma altrimenti no. Cioè non puoi veramente giocare a questa roba, è impossibile. Cioè è proprio impossibile! Mi spacco questo gioco. Posso prova provare? Tu. Prova. Fine di allora, Alt F10. Laccio drone. Vado a prendermi tra l'altro una grappa. Torno subito. Mi sembra una roba molto giusto. Sbroccare malamente. Uno. Perché CCS64? Perché è quello che ci permette abbastanza agilmente di fare questa cosa che Sargon King stiamo giocando io a casa mia qua a Milano e Bisboch a Trieste. Addirittura passandoci
sono caduto e sono morto. Ah, basta cadere per morire. Sì. Allora, perché la domanda in realtà... Oddio, avevo quell'antenna. In realtà anche il Vice supporta il netplay, ma purtroppo supporta il netplay PvP diretto, quindi con necessità di port forwarding, e purtroppo questo computer e soprattutto questo modem rendono estremamente complicate le operazioni di port forwarding e anche mettere semplicemente un'eccezione su una porta. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è usare CCS64 per usare un server esterno, quindi non avere il problema della connessione diretta tra i due computer e giocare tra l'altro serenamente proprio. Meglio oggi che non continuavamo l'altra volta. È anche vero che l'altra volta usavo il telefono, mentre stavo il tethering, mentre stavolta sto usando la linea LAN banalissima e non capisco perché l'altra volta non ho usato direttamente questo. Ma il ragno? Ma poi allora cosa cazzo serve a prendere la stellina ninja? A niente. È un oggetto che allora, graficamente lo trovo di una bellezza totale, quasi come il signore della pubblicità della Philips. Ma a livello di gioco è una roba... È uno dei peggiori giochi mai fatti, in assoluto. Spesso dico che Tiger Shark per Commodore 64 è uno dei giochi più brutti che esista, ma la verità è che non c'è confronto. Questo... Ma poi scusami, io adesso ho preso la stelletta ninja, ma non serve a niente. Niente, l'unica cosa che devi fare è stare attento ai pattern degli uccelli. Bravo, vai su, vai su, vai su, vai su. Credici. Attento, 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 attento. No. C'è di qua. Stai per essere il primo essere umano a raggiungere il secondo stage. Primo essere umano. Ma dai, riprovaci tu una volta. Sì. Ti passo la palla. Va bene. È bellissima questa cosa di poter passarsi la palla. Tocca a me, vado. Sbroccare malamente. Uno. Dai, però. Sai che ho il dubbio che anche questo fosse un gioco a 60, cioè 60, sì. Io lascio stare quella roba lì. Bisogna solo capire il pattern. Quindi l'uccello va su così, quello va lì così, questo va secondo così. Me ti conviene andare a prendere la stelletta, se no arriva il ragno. No, è vero? Cioè, la stelletta mi protegge dal... Attenzione che Esir Arcangelo suggerisce che lui ce l'ha fatta in gioventù. Io in realtà ho il sospetto che semplicemente una questione di pattern stupidi. Il ragno, questo, esatto, il ragno va su di là, quindi ha questo pattern del manga. Quindi quello che devi fare è velocemente andare indietro. No, adesso tornano insieme. Esattamente. Quindi è tutto assolutamente studiato. Quindi uguale. Probabilmente quella stelletta tu devi capire l'ordine in cui eseguire le cose. Dio, madonna de Dio. Però guarda che abbiamo... Devi calcolare il momento in cui salire sul fagiolo in base al percorso delle quaglie. Questo è quello che dice Aesir Arcangelo, ed è una frase che ha perfettamente... Perché il ragno e il lombrico sono prevedibilissimi. Certo. Anche le quaglie. Dio Cristo però. Ma perché possiamo anche cambiare gioco? Ti si può fare. Cosa. Allora dobbiamo farlo crashare. Ma sì. Vogliamo fare un momento in cui guardiamo un video? Si può fare. Perché abbiamo ancora una mezz'oretta. Abbiamo ancora due o tre giochi. Ma potremmo selezionare un video che ti giochi. C'è quello adesso. Bellissimo Enzo Biagi che intervista i Panozzi. È sempre bello. C'era all'inizio della playlist, giusto? Sì, tra l'altro la playlist è pubblica, quindi... Ma che PCB pazzesca! Me lo ricordo questo. Era un Michael Jackson finto che ballava sulla tua TV Saba. Troppo forte, guarda che roba che faceva. Tutte le sapeva, il verme. No, ma senti, dai, ho cambiato idea, ho voglia di giocare. Quindi facciamo allora, quello che dobbiamo fare, ossia facciamo crashare il... qua adesso, cioè vediamo se troviamo il modo di uscire da questa roba. Sì, secondo me il modo è fare start multiplay session di nuovo? Sì, subito, e aprire Premier Conte. L'ho fatto anch'io. Ora fai reset. E secondo me sei di un ottimismo proprio... Io ho fatto reset e non è successo niente. Anch'io ho fatto reset e non è successo niente.
Non ho cioè, una volta che entriamo in questa sessione dobbiamo rientrarci. No, ma è, niente, è accresciato, basta. Ciao. Il mio è già accresciato. Anche a me, Lost Connection, ok. Va bene, va bene, va benissimo. Non Multiplay c'è session ended. Senza dubbio. Perché è un mondo difficile, Andrea. È intenso. Eh sì, e crasha che è un piacere. Però lo chiudo così, lo riapro così, lo ringrandisco. Vedete, questa è la salsiccia dell'emulazione. Esatto, potresti anche scriverlo. Questa è la salsiccia dell'emulazione. Un bel concetto da scrivere, secondo me. Sì. Molto buono. Mi dici dalla copertina se Premier Conte il quarto gioco o il quinto? Allora, stiamo giocando, ricapitoliamo per chi è appena arrivato. Stiamo giocando a questa cassettina dell'edicola che abbiamo già giocato ad Antonello, che a Bypass, a Covidio, e adesso abbiamo il numero 4, che è Premier Conte, il quarto gioco. Sì, è una cassettina di questa cassettina immaginaria che esce oggi, edita da Kenobisbotch, ovviamente. Sì. E allora, start multiplay session. Premier Conte, ok. Divoratore 75 sostiene che quando prendi la stella puoi sparare, ma io ho provato. Ma io ho provato, salta. La versione pirata è rotta, non puoi sparare perché salti col pulsante. Quindi come fai a sparare? Con lo spazio. Comunque, andiamo su Fantasia. Jack and the Beanstalk. Il nome vero di Covidio, chiedono? Jack and the Beanstalk. Jack and the Beanstalk, lui. Ok, sempre su Fantasia, che adesso c'è gente che sta giocando a Sensible World of Soccer, bello. E, create new game, e il mio gioco è Premier Conte, Andrea Babic. Pensate alla gente che ci vede giocare a Premier Conte, cioè è pubblico quello che stiamo facendo su questo server, quindi esattamente come io vedo che loro stanno giocando a Sensible World of Soccer, che mi sembra una gran figata da fare, tra l'altro, loro vedono che noi stiamo giocando a Premier Conte. Loro vedono che Comanchero just join Premier Conte. Il mio nome è Comanchero 74. Per un attimo ho creduto che fosse uno della chat che si era unito. Starto game. Che figata, Fabio, è fantastico. No, quanti giochi ma questa roba è una roba che dà senso a tutta questa quarantena per me. Inizia bene. Quando vuoi. Confermatemi sempre che l'audio non sia tragico. Allora, scusami, devo... Il mio... Comunque, l'ho detto e mi è crashato il CCS64. Comunque, si parla del governo precedente. Dobbiamo addentrarci in una montagna di merda. Ma mantenendo o almeno genera qualche nuovo meme divertente sui social. E allora tutto andrà benone. Informazioni varie. Buck, trascritto stonato, fa cagarissimo. Come fa che Nobita non bestemmiare in Bim Bum Ram? Lo sa solo lui. Mamma mia, oggi quando mi è sfuggito il coso, mi stava veramente per partire un... Cosa sta succedendo lì in basso a sinistra? Non lo so, penso che ci sia qualcosa di molto sbagliato, tipo video che è finito lì per sbaglio. Mi sembra centrare molto con tutto quello che... Off, time operator. Ah no, certo, è off, come... Perfetto. Volume molto alto, dicono. Lo abbassiamo. Che matto che era off. Però Elettrica Salsa era molto bella. Com'è così? Guardate lui, va bene. Ah no, non mi era crashato, era un finto crash. In realtà funziona perfettamente. Ok, giocherò. Abbandono ogni speranza. Mi addentro in questa montagna di merda. Sì. E sei proprio lui. Ma non mi muovo, sei tu. Sono io. Allora, Premier Conte, un gioco in realtà si chiama ovviamente Hero of the Golden Talisman, un gioco della Mastertronic, che è uno, pensa, dei giochi preferiti di Marco Auletta. Sa solo lui perché, ma... Ah, però a me prende bene questa cosa. In realtà, ma guarda... Da piccolo mi sarebbe piaciuto tantissimo. Guarda la quantità di schermi che ha. A parte la difficoltà semplicemente ridicola di tutto in questo gioco,
Dio, ma è un gioco fatto apposta per farti un nervo che non puoi capire. Ha un che di Spectrum? Sì. Ha l'uso delle RS, no? Per i caratteri. Questi non muoiono. Perché non muoiono? Non si sa. Guarda come spara mentre salta. Guarda come non finiscono mai i nemici. Anche. E i proiettili sono altro sugli infiniti. Sì. Dio, che difficile. Sei sicuro che sì, che devi andare di lì? Sì, sono nel primo quadratino di tipo un milione. Dio, che continua a essere difficile. Hero of the Golden Talisman. Allora, come si fa a saltare? Mandando in su. Quindi se mandando in su io salto, mandando in su salto, quindi anche da qui, mandando in su, salto, bravo, visto che ce la fai, visto che ce la fai, se vuoi. Prendo la quella, benissimo. Salto in diagonale, grandissimo. Mi arrampico alla corda, assolutamente sì. No, vabbè. Dai. Eccezionale. Guarda che è fighissimo. Avreste mai detto che ci si poteva attaccare la corda in Hero of the Golden Talisman? Io no. È veramente fico. Bellissimo, bellissimo. Molto bello, il colpo di genio della montagna di merda, Andrea, mi piace moltissimo. Sì, perché c'è, ma come... A una no, però è bellissimo, cioè gli ha di tutto questo gioco, è un capolavoro, non so se lo conoscete, ma ripeto, mi viene voglia di giocarlo. È uno dei giochi feticcio di Marco Auletta, che si è sempre ripromesso di venire. Tanto Marco Auletta non doveva tornare in Italia. Marco Auletta è tornato in Italia, solo che fantastico. È in quarantena letterale. Vabbè. Ma scusa, non la vuoi fare una serata così con Marco Auletta? Cazzo, tu ti rendi conto della quantità di persone fantastiche che noi conosciamo che stanno benissimo a casa propria, tipo Walone. Serata di tutte PDF così con Walone. Ma poi guarda, cioè, possiamo avere tutto. Vai, lo facciamo settimana prossima. Invitiamo Marco Auletta, ti va? Totalmente. Prende la chiave. Rimbalza come un cretino, come una palla con le molle. Boing, boing, boing. Fermo. Grande. E prende la fragola. Adesso io posso andare nella porta rossa. Ovviamente sapendo dove è la porta rossa, non so. E se per forza giù di qua, adesso posso aprire la porta rossa. Nuova. Spawn infinito dei nemici è una roba allucinante. Non capisco dov'è la tua salute. Che rottura di capperi. Allora, dovevo in realtà andare sempre di là, ma su e poi giù quando mi aggrappavo alla corda. Beh, bello, però anche tra l'altro un level design, ma possiamo dire che questo è il vero Metroidvania del Cristo, scusa. Ok. Jerry Keys, allora, abbiamo iniziato da un pochettino, ma adesso andiamo avanti ancora un po' e stiamo giocando ognuno a casa propria. Questo è proprio il distanziamento, e questo qua è il essere dei retro gamer malati, perché stiamo giocando a questo ai tempi del coronavirus. Attenzione Babic, ma non capisco dove hai la vita, a parte che sei... Ma no, ha dei salti di una bruttezza che è estenuante. Confido che ci sia una versione un po' pecciata con i salti un po' meglio. I pesci che vanno a marcia indietro hanno vinto, sì, in effetti sì. No, è Metroidvania totale, che... ragazzi. Ha tutto di Metroid, ragazzi, questo gioco. È una bellezza che non potete capire. Cioè, neanche io non la posso veramente capire fino in fondo. Il fatto che devo fare il doppio saltino... Ma hai la vita infinita? Non credo. Credo semplicemente che Dio mi odia. Questo è molto probabile. Che mi ha dato tantissima energia per fare questa cosa e l'incapacità di farlo. Tra l'altro potrei anche imputare la cosa al netcode e dire che è colpa del lag, ma non è così, perché in realtà è estremamente... A me sembra perfetto. Sì, è responsive de cagarse, solo che non bisogna proprio stare fino al bordino, ma essere un po' più strong. Secondo me, pensa a rifarlo giusto. Chiedono chissà se il Premier Conti aveva un Commodoro. Sicuramente. Secondo me sì. Il Commodoro nelle mutande, come cantava il poeta nella... Cioè, non so perché, ma ho l'impressione che se mi colpiscono, mentre mi colpiscono non riesco a fare il salto bello. Questa è un'impressione stupida che poi non è vera. Basta, 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 basta. Ma... però è... scusami, alta F10. Vai, fallo. Aspetta, sono io.
No, e adesso sono sì. Io. Ma tra l'altro ti ha tenuto la configurazione del joystick. Eccoci, adesso a fare le stesse cose che ho fatto io, perché ragioniamo con un'ottica moderna. Invece non è così. Quel video è bellissimo, tra l'altro. Lo consiglio a tutti, è un video veramente molto bello. Lui è molto forte, sicuramente... Vaffanculo, no, ho capito. Hero of the Golden Talisman. La playlist YouTube si chiama Italo64. È una delle playlist che hanno bisogno. No, vedi che stai facendo le stesse identiche cose che ho fatto io. Perché sì, veramente vorrei vedere il replay, ma secondo me stiamo facendo lo stesso. No. Questo rimbalzo è malato. Rimbalza come una palla con le molle. Che video meraviglioso. Lui come Queen, esatto, conosce Savage e sa che il Comodoro ce l'aveva e con. Allora, guarda, siamo precisi questa sera. Abbiamo ancora un gioco che è Robe de Mona. Robe de Mona, certamente. Vai. Salta in su e poi in diagonale. Prima su e poi manda subito in diagonale. Ho capito però cosa intendi, però non mi è venuto. No, perché mi fa ridere che abbiamo la chiave, abbiamo la candela, quindi se guardi il quadratino è diventato blu, che vuol dire che abbiamo in questo quadrante preso tutto... No, troppo vicino, un po' più indietro. Ok, vai. E poi su... Rage quitto. Premier Conte non c'è. Attenzione, ha funzionato. Come hai fatto? Cosa hai fatto? Ho cliccato su chiudi. E quindi se io adesso voglio create... Fantastico, hai ragione Fabio. Quindi adesso resta da capire, a parte che scrivo bella lì in chat. Sì, adesso però quando chiudi Kailera chiudi anche il computer, sappilo. Prova. Però... Vai. Tac. Ciao. Bellissimo. Comodoro. E va bene, io non ho paura di questa cosa. Tiro fuori di nuovo il mio possente e carnoso CCS64. E starto una multiplay session con Robe de Mona. Attenzione, sì. Che quando Babic scrive Robe de Mona io ho paura. Sì, purtroppo intanto mi ha crollato tutto, quindi adesso lo faccio ripartire. Fantasia adesso è dato a 0 millisecondi. Ma non è possibile. Beh, ovviamente. Quindi è tutta finta quella roba, sto arrivando, Load multiplay session, Robe de Mona. Ci sarebbe anche Retro Monterrey con comodo un secondo di lag, però credo che sceglierò ancora una volta il nostro preferito appena apparirà. Fantasia, non appare. A te è apparso Fantasia? Io ce l'ho. Sono proprio dentro Fantasia. Sto aspettando che si popoli. Dove sono in corso due partite in questo momento, una a Sensible World of Soccer 97 e una a Robe de Mona. Allora, non me lo sta dando, non so perché. Eccolo, è apparso. Esiste Fantasia e Fantasia 2 anche. Tu in quale sei? In Fantasia? Sono su Fantasia 1. Ok, allora col nome di Mona de Tumare entro anch'io. Attenzione! Sì. Vediamo. Ok, Mona de Tumare entra, bussa. Molto bene, arrivo. Robe de Mona, se Premier Conte era un gioco fastidioso, Robe de Mona è uno dei giochi più fastidiosi della storia di sempre, perché è fatto interamente su base trial and error. Ok. Lascialo stare, si ferma da sé. Benissimo. Robe de Mona by Keno Bisboch. Robe inutile, te puoi scegliere quanto veloce, che livello cominciare e anche se te vuoi scorrezzoni. Scorrezzoni vuoi la musica. Quindi sei tu, mi sa. Fai alt F10 e fate una partita per capire di cosa stiamo parlando. Sei tu, facciamo un alt F10. Allora, lascio tutto così? Sì, se vuoi partire a livello 46 va bene. Scorrezzoni, sì. Partiamo dal livello 1. Bravo. Quanti mone vuoi giocare sta roba? Vogliamo fare direttamente in due? No, uno faccio. Vai, uno, vai. Oh, il primo livello si chiama Bus del Cool e sei già morto. Perché è un gioco interamente basato sul trial and error.
interamente, ripeto, basato sul trial and error. Stai andando dalla parte sbagliata, perché devi prendere il martello. Certo. Buco del tool, che vuol dire buco del tool. Bravissimo, puoi tornare su, bravo. Comunque è un gioco che ha 50 livelli, cioè comunque non ci sputerei. Beh, però è quasi... su questo robo qua che lampeggia posso salire? No. Aia. Ma poi questi Goro, cioè era Mortal Kombat... Quello è uno... Mi piace. Vai. Ti gusta. Allora, io adesso aspetto qua. Salto di qua. Salto di Hall qua. Hall of Things dovrebbe essere il nome del gioco, giusto? E Hall of Things, non andare fino a su. Comunque io non ho mai finito un livello di questo gioco. No, e mi sa che la piattaforma nascosta era sotto. Quindi troppo tardi. Siccome devi dal lato della montagna lanciarti e trovare la piattaforma segreta. Sbagliato. No, poi giochiamo in due. Tu dici che qua... Siccome dal terzo gradino. Eccolo, vai da lì. Da lì, a destra. 13. Non so, poteva essere però. No? Prova tu. Tocca a me? Vai. Al 10. E devo switchare io, perché praticamente sono indipendenti le due. No, non me l'ha preso. Forse quindi era giusto prima. E cosa fai per cominciare? Premo 1. 1. Premo start. No, cosa fai di solito per cominciare tu? Premi il fuoco, salti fuoco. Fatto così. Fai. L'ho fatta. No, non mi va. Aspetta, di nuovo. Prova. Ma non sono io, cioè... Ah sì? No, questo sei tu, ma adesso io faccio port switched e posso giocare. Ci sei. Ok, è locale ma non locale. Sì, è bizzarro. Dove sarà comunque, secondo te la... A me queste... Allora, gli sprite, quelli lì tipo Goro, sono veramente bellissimi. Sì. E anche quei teschi hanno il loro laido, perché... Cosa sta succedendo qua sotto? Chi è questo Mi sa che c'è l'io di Amon Solitaire. Ma va bene, è l'ora giusta anche per quello. Io sto impazzendo, cioè mi fa impazzire la difficoltà di sta roba. Sarà su di qua allora. Dio, ma che... Vabbè, cambiamo livello magari. Potrebbe essere una cosa. Tra l'altro ho notato una roba, Andrea, che nella tua foto famosa, questa qua... Sì? Se guardi dietro, in sottofondo, c'è Quedex. Certo. E dietro c'è il Raffo. Una foto con una certa... Vabbè, abbiamo fatto il primo livello, adesso facciamo il secondo. Ma vai in Mona. E non hai la caduta, non hai la ferita da caduta. No, anzi, guarda. Perché è diventato di fuoco quello? Non è incredibile. Cioè, secondo me è incredibile sto gioco. Questa idea buffa di penalizzarti in sta maniera per tutto a random è pazzesco. Okay. Senza Buono. Nessun clue, è bellissimo. Cioè, Buono. È così sbagliato che diventa un concept. No, ma aspetta, non puoi andare da sotto qua. Quella piattaforma non si può. Secondo me devi passare su quello, ma adesso arriva l'ascia. Cioè, qua non vai. Assurdo. Ma lei era bellissima. Chi era? L'io? Sì. Mamma mia, che bella che era. Attenzione, colpo di scena. Incredibile, ho finito un livello. Come ho finito fatto? Un livello. Non è mai successo. Ah, giustamente il seguito di Vaimona è detumare. Qua devi raccogliere i blocchetti, mi pare, e metterli per farti una scala. In quei buchi lì luminosi?
Può darsi, ma in realtà secondo me non è vero, è stata una mia illusione. Invece sì. Sì. Che figo. Lo prendi così, va bene. E lo metti in un'altra parte, quindi rovinandoti la possibilità di farlo, effettivamente. Perché devi saltare praticamente... Dovevi mettere tutti nello stesso posto. Dici? Penso di sì. Perché adesso qua me ne anzippo il culo proprio, allegramente. Quindi se muori ricominci da capo. Sì. Te sono troppa roba, ciò. Usa il joystick Intel Cool, che se bel, su e zoso, un piacere de cagarsi. Tieni vicino una strazza, mulo. Cioè, tieni vicino uno straccio. Potrebbe servirti. Qualora il piacere diventasse troppo... Che cagata totale. Però mi sparo a stesso modo, no. Veramente agghiacciante. Quindi, o giochiamo a Samantha Fox il poker. No, io voglio vedere altri livelli di questo. Ok. Ha scelto di darmi questo livello di by default, ma io non lo voglio questo livello, quindi mi ammazzo. E dopo puoi ammazzarti in modi bellissimi, poi puoi rimbalzare su e andare a centrare. Ma roba! Ma in realtà Hall of Things non è che se fosse così brutto, così brutto, cioè nel senso, per essere gratis era budget comunque, sia questo era, uno vuole giocare. Però era una roba che aveva un suo fascino grafico, io ci avrei giocato da piccolo. Ma vedi che non mi fa scegliere i livelli, divento pazzo. Però tra l'altro se aspetti, mi pare che guarda come muore in maniera... Ma perché prima ti faceva scegliere? Non so. Avevi dimenticato sì, che quella è la piattaforma che ti manda a fuoco. Questo mi piace tantissimo. Ok, adesso non faccio niente. Che povero limone... Io so anche che se lasci correre lui ti mostra tutti i livelli, quindi c'è anche questo vantaggio qui, senza la fatica di giocarli. Guardate chi è arrivato là, Gary. Ah, eccolo qua, puoi scegliere il livello. Sì, ma penso che se non fai niente lui ti mostra, forse mi confondo con qualche altro gioco. Sono io adesso e ho scelto il livello 8. Le culatte. Quindi ho preso un blocchetto e guardate Gary Lowe imbottito di coca, proprio a livelli clamorosi. Ops, com'è successo? Giuro che non so come sia successo. No, com'è successo? Via, giuro che non ho fatto apposta. Perché posso continuare io, non preoccuparti, continuo io, vai. Sei tu, vai. No, sei tu. Sono io? Vai. Sei tu. Ah, non avevo visto che quello mi uccideva. Non so. Io questi sprite a un bit li trovo fighissimi. Fantastico. E qua tu praticamente avresti dovuto mollare, droppare la cosa che avevi raccolto là e poi tornare indietro. Ci credo. Come fai a tornare indietro qua? Mi ha sparato a fanculo, bellissimo. Ma guarda che sono quegli sprite sono bellissimi. Eh sì. Vedi, se non aspetti lui ti spara subito direttamente a livello in questione. Devi andare così, andare qua, arriva qua, cade giù, con un cretino, torna su qua, salta qua, qua abbiamo detto che succedono cose, ma non mi ricordo cosa. Forse c'era qua? No. Attenzione, da lì non esci più. No. Follia comunque. Il livello è le culate. Le culatte, ce le chiappe, sì. Mi piaceva come nome. Ti piacerebbe? Ti ha spinto e basta? Ma Dio! C'è l'animazione con cui vai a fuoco, è incredibile. Grazie Pacione per il raid. Benvenuti ai riders di Pacione. E anche siamo a Pacione molto... soprattutto. Esatto, addirittura a Pacione. Ma porco! Poi ti dimentichi. Meno male che c'è Gary Lowe che canta la colleghiala in botta dura, vestito in maniera veramente improponibile anche per gli anni 80. Incredibile. Con Crystal Ball ci puoi giocare. Vabbè. Bene, Andrea, io direi che abbiamo finito la nostra cassettina. La cassettina era questa. Adesso vi faccio una composizione, vi faccio un collage. Abbiamo qua la nostra cassettina. Se vuoi fare pubblicità, se puoi, per piacere, anche dell'altro numero. Nell'altra cassettina ti ho messo... L'altro. È vero, facciamo anche quella, giusto?
Perché le faremo, le metteremo su Facebook, giusto? E sul nostro, sul nostro Discord, dove siete tutti invitati. Guardate, questa era la cassettina di qualche anno, di 2 anni fa. 2 anni fa, esatti, ed era molto bella anche, secondo me. Era meno, meno sull'attualità, però avevi il Borrista, Subnormale, Sbirro, Bambo e Signor Borro. Secondo me sono entrambe due validi prodotti. Guarda, siamo, guarda, guarda che composizioni che facciamo. Sì, con Robe de Mona che spunta soprattutto. Da dietro, perfetto. Robe de Mona, perfetto. Lascialo così, lascialo andare. Let it go. Così, piccolino. E cosa c'è qua sotto? Cos'è? Allora, quello è una figata totale, perché... Ma che video meraviglioso è? È un programma su vinile. Ma no! Oh yes, assolutamente. È un programma, famosissimo programma su vinile dei Duo. Quindi tu registravi su cassetta la traccia del vinile, lo mettevi nel tape e... Sullo Spectrum lo mettevi, sì, la palette quella dello Spectrum. Sì, sì, Spectrum. Beh, ma che figata totale. Nel frattempo c'erano 230 persone qua, Andrea, per questa cosa, e sono robe che succedono. Ma quindi potete potete seguirci su Facebook, ma seguirci anche soprattutto sul nostro Discord, dove annunciamo tutte le dirette, tutti i nostri programmi, dove troverete, adesso annunciamo proprio della pirateria ad altri tempi, troverete il Borrista, Subnormale, Sbirro, Bambo, Signor Borro, Antonello, Bypass, Covidio, Premier, Premier Conte e Robe de Mona. Stavo dicendo Premier De Mona. Beh, è un po' il premier della Mona, nel senso che sta avendo un grande ascendente, no? È vero, è vero, è vero. Ma certo, una certa figura mitologica di donna che non credo esista veramente, ma c'è questa cosa che... Comunque, chiudiamo la registrazione e salutiamo con calma. Allora, Andrea, salutiamo, ringraziamo. Io, Andrea, sono troppo felice che abbiamo trovato questo modo di giocare insieme, perché ti giuro che il fatto che stiamo toccando lo stesso oggetto ludico mi fa sentire la vicinanza. E se non è questa bromanza a distanza, che è il nostro format, bromanza a distanza, Sì, diciamo che la cosa più prossima è cybersex, nel senso che insomma più di così, cioè di sentire che stai mollando il controllo in tempo reale all'altra persona su Robe de Mona, cioè è veramente molto bello, molto forte, e soprattutto è l'inizio di una sperimentazione, nel senso che l'altra volta abbiamo fatto delle cose, questa volta ne abbiamo fatte altre, e secondo me andrà a schifo sempre di più, quindi seguiteci ogni mercoledì con la bromanza a distanza. Bene, questo è un monito benevolo a essere, a stare vicini ma non troppo, distanza di sicurezza ma nelle foto. Bene, bene, signori, ci chiudiamo la registrazione.